Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con il Fatto. Oggi gradita ospite nei nostri studi è l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì. Buonasera, assessore. Buonasera, buonasera a tutti. Ci vediamo questa sera su Rete 8 per dare sostanzialmente l'avvio alla campagna vaccinale, che è una campagna che è fatta soprattutto di informazione, per questo anche noi abbiamo avvertito la necessità di dare più notizie possibili, perché siamo finora, insomma, graziati dalla situazione meteorologica, sembra ancora estate in alcuni punti della nostra regione, però come spesso avviene, poi l'inverno porta soprattutto le epidemie influenzali. In qualche modo c'è una stagione in cui la prevenzione è importante con i vaccini per soprattutto le persone più a rischio. Intanto, Assessore Verì, dal suo osservatorio, qual è la situazione relativa ai virus che circoleranno nel prossimo inverno? So che insomma c'è un forte monitoraggio e anche del tipo di campagne vaccinali che a livello nazionale e anche regionale si stanno avviando proprio in questi giorni. Sì, ma diciamo che in seguito all'esperienza dell'anno precedente in cui abbiamo avuto una diminuzione delle vaccinazioni, invece a questa diminuzione corrisponde un aumento di quelle che sono le patologie virali, quindi abbiamo avuto maggior casi di influenza sia nelle persone anziane ma anche nei giovani. Quindi è importante il monitoraggio che noi mettiamo in atto, ma soprattutto l'importanza della vaccinazione. La situazione per quanto riguarda il Covid è completamente sotto controllo, abbiamo pochi casi al giorno, ma che non hanno mai creato grosse difficoltà. Devo dire che c'è un andamento, ripeto, non solo osservato da tutte le nostre ALS, ma soprattutto siamo in grado di verificare e di intervenire nei momenti giusti in cui dovrebbe esserci un aumento di questa patologia. Allora, lei sta parlando del Covid, mentre per la campagna antinfluenzale la data è certa, si comincia il 10. Per il Covid le linee generali parlano di un avvio entro la metà del mese di ottobre. Come avverrà, partiamo proprio dal Covid, la distribuzione dei vaccini e come verranno coinvolte soprattutto le farmacie. La grande novità di quest'anno sono le farmacie dei servizi dove si potranno fare vaccinazioni anche per il coronavirus. Sì, per quanto riguarda il vaccino del Covid è un vaccino libero, quindi il cittadino è libero di aderire. Si raccomanda per le persone fragili e per le persone anziane, in ogni caso anche per coloro che sono spesso a contatto negli ambienti sanitari. È un vaccino che viene somministrato sia nei presidi sanitari, ma anche da parte dei medici di medicina generale e da parte delle farmacie. Noi abbiamo ampliato sia per il Covid ma anche per il vaccino antinfluenzale la possibilità di ricevere questa somministrazione del vaccino su tutto il territorio. Sono aperti i presidi che dediti alla vaccinazione, c'è un numero a cui possono telefonare per ricevere il vaccino e soprattutto c'è la possibilità di essere vaccinati presso le farmacie. Portiamo avanti sempre un discorso sulla farmacia di territorio, su una farmacia di prossimità, sulla farmacia dei servizi e la possibilità di, presso il proprio medico di medicina generale, ricevere questa vaccinazione. La vaccinazione è gratuita. C'è una novità per quanto riguarda l'antinfluenzale per i bambini in età pediatrica, che invece di ricevere la famosa inoculazione attraverso l'ago, invece quest'anno possono ricevere lo spray nasale. Quindi un'attenzione particolare per quanto riguarda l'età pediatrica e diciamo che il punto, l'acme, come sempre si avrà nel periodo di novembre-dicembre, per cui la raccomandazione che noi diamo è di anticipare sempre queste vaccinazioni perché sappiamo che andranno poi ad aumentare quelle che sono le degenze presso gli ospedali, presso diciamo il pronto soccorso, ma in modo particolare, specialmente per l'età fragile, diventano veramente pericolose e per gli anziani.
avere poi delle complicazioni che spesso e volentieri il virus influenzale può portare. È importante dire questo perché noi abbiamo vissuto ovviamente il Covid in prima pagina per diversi anni, adesso sempre meno, per fortuna, però anche prima che vi fosse la pandemia del Covid erano tantissimi in Abruzzo i casi di ospedalizzazione grave, anche di decessi, purtroppo per la semplice influenza. Adesso credo sia cresciuta questa consapevolezza e l'anno scorso in molti hanno potuto sperimentare anche, appunto, essendone contagiati, la particolare virulenza delle ultime forme influenzali. Per questo le due cose vanno comunicate allo stesso modo, perché anche l'influenza è assolutamente da prevenire, soprattutto per i fragili. Sì, è vero, sia il vaccino per l'influenza che quello per il Covid ormai hanno una cadenza annuale, quindi possono essere somministrati annuali come richiami per ogni anno. Il vaccino anti-Covid ha un aggiornamento in base all'ultima variante e copre quelli che sono poi quei danni che abbiamo descritto, e quindi mette in sicurezza l'anziano, ripeto, in modo particolare il fragile. La stessa cosa dicasi per il vaccino anti-influenzale, che va a tutelare soprattutto sia gli over 60, quindi devo dire che è gratuito dagli over 60, ma va a tutelare anche quelle fasce fragili di pazienti che vanno dai 7 anni ai 60 anni, quindi questa somministrazione può essere effettuata anche a coloro che hanno patologie al di sotto dei 60 anni. Abbiamo accennato prima al ruolo delle farmacie che hanno aderito a farmacie dei servizi, ne sono tantissime in tutta la regione, il servizio è già partito, oggi proprio nel nostro telegiornale abbiamo parlato in riferimento alla città di Chieti con le farmacie comunali. Quali sono in particolare i servizi che vengono offerti oltre a quello di vaccinazione, che servono in qualche modo a smaltire anche le prestazioni dei distretti, di tutti gli altri presidi territoriali della sanità? Sì, noi come giunta, io in modo particolare, ho aderito immediatamente a questo progetto della farmacia dei servizi. Siamo stati una delle prime regioni, perché credo fermamente all'attenzione che bisogna portare sul territorio, e quindi trasferire la sanità da ospedaliera in sanità territoriale. Questo lo si può fare solo se si mettono in atto quella catena di servizi che stiamo gestendo, sia attraverso le farmacie, ma poi, come voi sapete, case di comunità, ospedali di comunità, i TRAC, i COT, quindi c'è tutto un progetto in atto sulla nostra regione proprio della sanità di territorio. E su questa scia, su questo campo, senz'altro la farmacia dei servizi trova uno spazio importante, in quanto rappresenta quella prossimità, quel servizio dentro il proprio comune, vicino alla propria casa, ed è, diciamo, una risposta a un'indagine diagnostica, ossia si può fare un intervento tipo lo screening, si può fare un intervento tipo la possibilità, come abbiamo detto adesso, sia nella somministrazione dei vaccini, ma anche una capacità di poter aderire, iscriversi, portare avanti una richiesta tramite CUP, insomma servizi più estesi. Ad esempio, molto importante sono i servizi che le farmacie presenteranno, stanno mettendo in atto attraverso gli screening. Quindi quella maggiore fiducia, quella maggiore sicurezza a tutti i cittadini, che nel momento, in base alle esigenze, alle proprie richieste di una possibilità di avere un'assistenza immediata, una risposta immediata, senz'altro la trovano presso la propria anche presso la propria farmacia, ripeto, per quelle situazioni tipo screening, tipo possibilità di entrare nel sistema sanitario. Per fare questo abbiamo messo in atto una convenzione, abbiamo stilato dei contratti con le farmacie e abbiamo dovuto mettere a sistema
tutto ciò che riguarda l'informatizzazione e la digitalizzazione, perché le risposte devono avvenire in breve tempo e quindi entrare in un circuito. Ecco perché c'è stato un impegno costante da parte della Regione. Devo dire che la digitalizzazione è l'elemento importante, prioritario in questo momento, perché andremo ad accorciare quelle che sono le distanze, andremo ad avere quelle risposte attraverso un monitor, la possibilità di verificare in breve tempo la diagnosi, quindi entriamo in un sistema importante che è la sanità digitale. Ecco, un altro tassello nell'obiettivo che è quello di abbattere le lunghe liste d'attesa, ma che si scontra, Assessore, purtroppo qui veniamo alle note dolenti, con il problema dei costi della sanità e dei conti delle ASL. La scorsa settimana si è conclusa una maratona in commissione regionale in cui sostanzialmente si è concluso circa l'impegno che la Giunta dovrà prendersi di valutare la situazione aggiornata dei conti delle singole aziende sanitarie locali, ma a suo avviso, che ha insomma un monitoraggio continuo e aggiornato dei conti delle quattro ASL abruzzesi, l'Abruzzo è ancora a rischio commissariamento o non lo è mai stato oppure rischia di arrivarci? L'Abruzzo non lo è mai stato e ogni anno, devo dire, si presenta questo spettro, questa paura. Si parla di conti, di disavanzi, di numeri. Negli anni precedenti è sempre successo e la realtà è stata ben diversa. Abbiamo sempre portato un equilibrio di bilancio con fondi della GSA, della gestione sanitaria, e con fondi propri da livello sanitario. Io dico fondi aggiuntivi a livello sanitario, non di altro sistema. Quindi ogni anno noi abbiamo portato un equilibrio e questo tengo a sottolinearlo, perché ci ritrovavamo quotidianamente a fine anno, nel momento in cui si presentava un consuntivo, i disavanzi della sanità. Il disavanzo è dovuto da dei costi che le ARS sostengono, perché tutti noi sappiamo che abbiamo avuto un aumento dei costi, un aumento dell'energia dopo il Covid, soprattutto abbiamo assunto migliaia di persone, quindi le ARS hanno avuto un aumento dei costi, ma ripeto che abbiamo sempre messo in regola, in equilibrio, con fondi propri della sanità. L'ultimo anno c'è stato un disavanzo che abbiamo dovuto coprire di 18 milioni con dei fondi del sistema regionale, e questo ha creato questa paura, questo timore di ulteriori timori di questi disavanzi delle ARS. Per fare questo stiamo monitorando, ed è l'indirizzo che ha dato proprio le commissioni, stiamo monitorando dove e verificando quali sono le linee dove ci possono essere degli sprechi. Ma senza tagliare servizi? Allora, innanzitutto dico senza tagliare personale, perché anche qui avevano accusato che stavamo tagliando il personale rimane tutto in carica, è rimasto sempre tutto il personale a servizio del nostro sistema sanitario regionale. Non solo non si tagliano i servizi, perché noi l'indirizzo che abbiamo dato è quello di salvaguardare i LEA, ma è anche quello che hanno scritto nel piano di riorganizzazione, nei piani di rientro, i direttori delle ALS, che quelle manovre che i direttori stanno mettendo in atto non vanno a modificare quello che è il servizio sanitario, quello che è il raggiungimento dei LEA nella nostra regione. Bene, mi sembra questo lo scenario, almeno dal punto di vista della giunta regionale, della situazione delle quattro ASL abruzzesi. Io nel ringraziare Nicoletta Veredi questa trasmissione, naturalmente abbiamo parlato molto però di problemi concreti che riguardano i prossimi giorni, le decisioni che dobbiamo prendere in casa, soprattutto a tutela delle nostre persone più anziane e più fragili, farle vaccinare contro influenza e Covid proprio in questo periodo, perché è importante. Abbiamo parlato naturalmente anche di politica e ne colgo l'occasione anche per dire che ne parleremo anche domani sera nella trasmissione I Fatti e le Opinioni, in cui ci saranno proprio i rappresentanti dei gruppi consiliari che si
suppongo, cimenteranno anche sul tema dei conti delle ASL. Grazie Assessore Veria, arrivederci alle prossime occasioni e buonasera ai nostri telespettatori.